Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quedu sul server 2. Oh, iniziamo questo gameplay come fosse un continuo dello scorso, perché in effetti sto giocando per fare le mini sfide e sbloccare tutti quanti i santuari, nel mentre però ne abbiamo fatti 4, quindi riempiamo totalmente il nostro portavigore. Ah, dobbiamo tornare però al villaggio a raccontare alla tizia che tutto è stato fatto. Era mattina, quindi la signora già c'è qui che aspetta, ma prima prendi questo e prendi questo. No, no, sono affogato. Ma è bellissima la luce da qui. Il vento che mi accarezza, la brezza dei capelli. No, era propriamente così. Dai, parla con la tizia che così ce la chiudiamo. Forse non avrei chiesto di andare fino laggiù, ma ti ho dato un'informazione utile. Facciamo 70-30. Certo, sto scherzando, sono pienamente soddisfatto della vita. I soldi non fanno la felicità, o sbaglio? Ok, quindi non ho risolto. Non ho risolto. Non era questa la no, non dovevo farlo. Ho risolto un'altra cosa. Volgi le spalle ai tre cedri, cammina verso il mare e supera il cimento nella roccia racchiuso. Quindi non era quello che dovevo fare. Quindi io ho sbagliato. Siamo di nuovo qui dove abbiamo iniziato e dobbiamo andare a trovare questi tre cedri. Dove saranno mai questi tre fottutissimi cedri? Cioè, io li ho visti i fottutissimi cedri, ma adesso non si vede una bene amata minchia. Poi, ok, vediamo se è un cedro questo. Zoom. Sei un cedro. Allora, dobbiamo volgere le spalle al cedro e andare verso il mare. Credo che sia di qui il mare. Ok, è giusto. Rileggiamo, eh. Volgi le spalle ai tre cedri verso il mare e supera il cimento nella roccia. Ora, cosa vorrà dire per cimento? Non lo so, però c'è un tizio lì che farei fuori con... Bravo, Nicola, bravo. Hai calcolato le distanze benissimo, che proprio bene bene non si può. Niente, è ancora vivissimo. Sì, lo so, volevo disarmarlo, pensavo che non fosse così forte. Oh, zio, vieni un po'. Ripetiamo, allora, qui sono indicativamente uno dietro l'altro. Superiamo il cimento. Che io debba andare in quell'isola? Non c'è un'isola. Se non la sto sognando, è un'isola quella. Sembra un'isola, un isolotto. Cammina verso il mare e supera il cimento nella roccia racchiusa. Cimento, prova impegnativa o rischiosa. Della virtù della vita, può remettere le proprie forze impegnandole a fondo. Mistura usata dagli orafi per saggiare o purificare i metalli preziosi. Ok. E supera la prova nella roccia racchiusa. Quindi nella roccia c'è una prova. Lì c'è qualcosa. Forse la prova mi doveva portare qui. Sì, mi doveva portare qui. Cavolo, ma che cazzo di storia, guarda. Ok, ci siamo arrivati. Spero che a questo punto non mi dia un'altra arma. Oh, scarpette da scalata. Scalata più veloce. Figo. Beh, abbiamo avuto il nostro emblema del trionfo in maniera molto più semplice del previsto, devo dirvi la verità. Ma questi devono proprio rompere le balle un po' dappertutto. Ok. I pipistrelli, mo ci mancavano i pipistrelli congelati. State lontani, pipistrelli, state lontani. Voglio provare a risolvere la prova del Korogu, vediamo se ci riusciamo. Proviamo a mangiare le verdure rosolate sprint, vediamo se possono darci una mano. Ok, sono andato velocissimo,
Di più non lo so se riesco a fare. No! No! Ho preso l'albero! Ma vai a fare in culo. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Non immaginavo. Quindi c'era il corogo. Bene! Bene ragazzi, io ho fatto anche questo. E tu me spastustunfa. No, non andare giù, se no muori. Grazie dell'arco. Ce l'ho fatta, però... E dico però, cioè quella è un'isola. Devo trovare una zattera.